Se possiamo andare alla parola del Signore, libro di Matteo, capitolo 13, del verso 44 al verso 50. Di nuovo, il regno dei cieli è simile ad un tesoro nascosto in un campo, che un uomo, avendolo trovato, nasconde, e per la gioia che ne ha, va e vende tutto ciò che ha e comperà quel campo. Verso 45. Ancora, il regno dei cieli è simile ad un mercante che va in cerca di belle perle. E trovata una perla di grande valore, va, vende tutto ciò che ha e la comperà. Compera. La compera. Il regno dei cieli è pure simile ad una rete gettata in mare che raccoglie ogni sorta di cose. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva e, postisi a sedere, raccolgono ciò che è buono nelle ceste, mentre gettano via quello non buono. Pace di Cristo. Cinque versi, tre parabole. Cinque versi, tre parabole. Allora il Signore dice nel verso 49, così avverrà alla fine del mondo. Gli angeli verranno e separeranno i malvagi dai giusti e li getteranno nella fornace del fuoco. Lì sarà pianto e stridor di denti. In questi primi cinque versi erano tre parabole del Signore. E praticamente per ogni parola o frase di questi versi possiamo espandere a forse una giornata per ognuno di studio, di parlare, di condividere. Ma oggi mi fermo in una di tre parabole. Possiamo pregare insieme. Signore, ti ringrazio per questa mattina, per questo giorno speciale per la Chiesa di Torino, Signore. Non sono le mie parole, non è la mia mente, non è niente che vedere con nessuna filosofia di questo mondo. Semplicemente il tuo volere parlare alla mia vita, parlare alla vita della tua Chiesa. Svuota la mia mente di qualsiasi contaminazione e riempiela del tuo volere, del tuo ministrare, del tuo fluire, del tuo pane, della tua acqua santa, nel nome di Gesù. Potete sedervi per un breve momento. Pace di Cristo. Sarà molto breve. Le ho chiesto alla sorella Cristina di inserire una foto dietro di me. Amen. E
quella della perla. È una bellissima foto. E permettete dirvi che in 1991 è stato trovato una perla molto speciale. Questa perla si chiama The Big Pink. Diga conmigo Big Pink. Big Pink. Pink, che colore è in italiano? Pink. Rosa, rosado. Big Pink. È stata stimata nel 1991 a 4.7 milioni di dollari. È iscritta nel libro Guinness del record mondiale come la grande perla naturale mai trovata. Questa gemma misura 470 carati. Una semplice perla. La parola di Dio dice: è trovata una perla. Il regno dei cieli è simile ad un mercante che va in cerca di belle perle. Il regno dei cieli è simile a un mercante che va in cerca di belle perle. È trovata quella perla di grande valore, vende tutto ciò che ha per prenderla. Pace di Cristo. Fratelli, vorrei leggerli e voi potete fare le vostre ricerche di questo che colpisce il mio cuore oggi. E lasciamo questa perla qua. Possiamo forse abbassare queste due? Perché vorrei, sento del Signore, che tutta la Chiesa, e per chi ascolta adesso, chi ascolterà in una data futura, non dimentichi mai il significato di una perla. Pace di Cristo. Ascoltate bene questo che leggerò. Le perle sono tra le più antiche gemme del mondo. Da quando furono scoperte, sono rimaste le gemme più apprezzate e desiderate al mondo. Un diamante si può tagliare in due. Un rubì si può tagliare in due e diventa due diamanti, due rubì. Ma una perla è solo una. Non si può toccare. Pace di Cristo. È fatta al naturale. Possiamo spegnere questa luce? Spegnere, fratello? E vorrei che voi guardate bene questa perla. E se abbiamo la camera e potete fare semplicemente l'enfoque alla perla. E vorrei, mentre continuo a leggere questo, per voi potete enfocarti nella perla. Semplicemente una riflessione per la Chiesa oggi. Il Signore vuole parlare
ti oggi. Il Signore vuole toccare il tuo cuore per Lui oggi. Il Signore non vuole che nessuno esca per quella porta come ha entrato oggi. Qualcosa in te deve cambiare oggi. Guardate, fratelli miei, che questa perla è prodotto del dolore, risultato dell'entrata all'interno dell'ostrica di una sostanza strana o indesiderata come un parassita o un parassita o un granello di sabbia. Subito contamina la ostrica, la parte interna della conchiglia, l'ho detto bene? Di un'ostrica contiene una sostanza brillante chiamata madre perla. Quando penetra un granello di sabbia, le cellule della madre perla iniziano a lavorare e ricoprono il granello con vari strati per proteggere il corpo indefesso della ostrica. Come risultato si forma di quella bella creazione inserita la contaminazione. Se forma una ostrica che non è stata ferita, non può produrre una perla. Il dolore è parte della perla. Una perla, questo colpirà tanti di voi. È una ferita cicatriciata. Cicatrizzata. Una perla è una ferita, è un dolore coperto, protetto. Pace di Cristo. E meditava in questo. Quante volte non ho ascoltato delle tante predicazioni, forse di trovare la perla, trovare il regno del cielo, trovare il Signore. No, 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 no. Tu non avete trovato al Signore. Il Signore ti ha trovato a te. E sapete che ha fatto il Signore quando ti ha trovato? Lui ha venduto tutto. Il Dio onnipotente, il Dio poderoso di questo universo e di questo mondo si è rivestito chiamandoti a te. Quando inizia il processo in te del ravvedimento, dell'obbedienza, del capire secondo la sua volontà, inizia lui completamente a coprirti. So, sapete, fratelli, che la perla più bella di questo mondo, e più di una, è qui insieme a noi. È la sua Chiesa, ognuno di noi.
tu fratello, tu sorella, che ancora sembra che non tutte le ferite sono state cicatrizzate. Non importa come ti senti, il Signore te vede come una perla, ti ha visto come una perla. Per questo è che il Signore si ha, come si dice, spogliato di tutto quello che lui era solo per te, solo per te, Oriana, per te, Avril, per te, sorella Sabina, per te, sorella Valentina, per te, sorella Francesca. Siete la perla più bella di Roma. E noi come perla possiamo fare o dire qualcosa? No. No. Abbiamo avuto dei parassiti, parassiti, la contaminazione del peccato, tutti. Tutti. Allora, fratelli, tutti noi siamo stati feriti di tanti modi. Gelosia, odio,